La nona edizione del Napoli Bike Festival porta con sé l'inaugurazione della pista ciclabile di Via Marina. Ad annunciarlo, durante l'incontro di presentazione dell'evento che si è svolto nella Galleria Principe di Napoli, l'assessore alla mobilità sostenibile del Comune, Alessandra Clemente. Inauguriamo il Napoli Bike Festival nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e con un'azione forte e concreta che è una nuova opera infrastrutturale della città, che è la pista ciclabile di Via Marina. Andiamo verso la possibilità di offrire a chi viene dalla provincia della città di Napoli, chi raggiunge Napoli con la macchina da fuori comune, di poter arrivare in una cintura della città che inizia dove è il parcheggio Brin di Via Marina, e lì, grazie alla presenza della pista ciclabile e del tram, abbiamo due infrastrutture amiche per poter raggiungere il centro città. A fornire i dettagli del programma dell'evento, che prenderà il via domenica 27 settembre con la tradizionale pedalata collettiva, il direttore del Napoli Bike Festival, Luca Simeone. Si pedalerà molto a partire da domenica 27, il nostro appuntamento classico col pedalo per una pedalata anche di inchiesta e di denuncia, nel senso che noi passeremo in alcuni degli spazi della città dove chiediamo che siano fatti gli interventi di infrastrutturazione ciclabile con urgenza. Partners dell'iniziativa per il quarto anno l'INAIL Campania, per il quinto invece l'ambasciata olandese. A spiegare i motivi del coinvolgimento, Adele Pomponio, direttore vicario di INAIL Campania, e Art Herring dell'ambasciata Orange in Italia. Un modo anche per aiutare e dare il messaggio di sicurezza nelle biciclette. Sono ormai anni che è stata pubblicata la nostra circolare, per cui c'è il riconoscimento dell'infortunio a quei lavoratori che vanno in bicicletta. Una mia collega sta preparando uno scambio tra imprenditori della bicicletta e tutto quello che ne consegue in Olanda e qui a Napoli. Con l'idea che adesso abbiamo molte idee e molti problemi in comune.